Lui ha vestito le donne più belle del mondo, stiamo parlando della regina Rania di Giordania, della principessa Al Saud della famiglia degli Emirati Arabi, ed ancora Patti Pravo in occasione del Festival di Sanremo, Ornella Muti e Sharon Stone. Un grande applauso da Jamal Paslak, protagonista assoluto di questa serata. La moda comunque è anche un'arte, no? E poi questa è una sfilata con uno scopo benefico, per aiutare un onlus, una onlus, e quindi sono amico del professore Leo che mi ha invitato, e ne sono onorato di stare qui, insomma portare il mio minimo contributo fa sempre bene. E io mi trovo qui perché in virtù di amici che si occupano anche di volontariato, si occupano di solidarietà, perché questa serata e questa manifestazione è legata anche appunto a un'iniziativa di solidarietà. E il mondo della moda mi appartiene, nel senso che io sono sempre stato un amante non solo della moda, ma del buon gusto. Poi, avendo un fisico da modello, in qualche modo, no, allora, a parte le battute, credo che la moda sia una delle eccellenze italiane, e anche in questo caso stasera, che arriva da un'altra parte del mondo, la mia partecipazione in qualche modo abbia un senso, non tanto per la moda quanto appunto, ripeto, per la parte della solidarietà. Ecco. Momento, sì, dedicato alla parola, alla riflessione, alla poesia, con un grande nome, un nome universale, che è Gabriel García Márquez, col senso della vita. Ho scelto di soffermare la mia attenzione, l'attenzione del pubblico su questo grande autore proprio in procinto dell'inizio dell'estate, delle vacanze, perché tutti si vanno a divertire, in occasione di questo evento Charity, molto ben organizzato da Elena Parmigiani, con tanti ospiti, dove appunto protagonista è la moda, è il grande creatore di moda, il grande Jamal, stilista di fama internazionale. Ho pensato proprio di soffermare l'attenzione, la nostra attenzione, sul senso della vita, le piccole cose, quegli attimi che sembrano non essere importanti, invece sono fondamentali, necessari, e quindi questa è la mia testimonianza oggi come attore, come interprete in questo evento che apre l'estate, apre il solleone, ma spero che apra anche il cuore.